prima domanda è qual è stato il punto di partenza, il primo aspetto da cui siete partiti per poi, insomma, dipanare i vari nodi della vicenda Lisa Claps? Siamo partiti facendoci una domanda, e cioè una domanda universale. In questi casi si pensa sempre al serial killer come al magnete di tutti i mali, no? E non si pensa invece al male che c'è attorno al serial killer, e in questo caso ce n'è stato tanto. Quindi ci siamo chiesti che storia stavamo raccontando, che cosa raccontava questa storia, qual era il significato più alto. E da lì poi abbiamo proceduto ovviamente a ricostruire tutto il caso di Elisa Claps e delle altre persone protagoniste di questa storia, la famiglia Claps. Ci siamo resi conto che in realtà questa è la storia di una grande famiglia, di una famiglia che ha affrontato una scomparsa per tanti anni con grandissima dignità, con grandissima forza, con grandissimo coraggio. Ed è una famiglia di cui poi tanti si sono appassionati, a cui tanti hanno voluto bene e a cui vogliono ancora bene, perché comunque anche negli ultimi giorni, quando la chiesa della Santissima Trinità, dove Lisa Claps è stata nascosta per 17 anni, quando ha riaperto per la messa domenicale di recente, poi tante persone si sono ritrovate lì davanti per protestare, una protesta pacifica. Però questa è dimostrazione del fatto che la città ha cominciato a sentire questa storia in maniera molto più forte. Diciamo, in un lavoro come questo, in termini di empatia, il limite tra diciamo, la stretta professionalità e poi il coinvolgimento emotivo è sempre molto, molto sottile. Qual è stato emotivamente la testimonianza, il momento, le parole che ti hanno segnato di più? Tutti quanti siamo stati, secondo me, abbiamo vissuto un'esperienza oltre che professionale, un'esperienza emotiva importante. A me personalmente, essendo padre, la storia del papà di Elisa, che si è chiuso in questo dolore, da cui non è più uscito, mi ha colpito molto, mi ha commosso tanto, perché poi ognuno di noi si rispecchia nella madre, nel fratello, nel papà, no? E quindi proprio io personalmente ho vissuto molto questo legame. Tutte le volte che so, mi capita di vedere dei contenuti su questa storia, di vedere un video, immediatamente cerco mia figlia, cioè voglio andare da lei, toccarla, sapere che c'è, no? Cioè, è una cosa proprio molto personale, però sì, che è stata molto dolorosa anche. C'è una parola che diciamo, emerge molto forte alla fine del primo episodio della docuserie, che è la parola silenzio, che un po' fa da cortina, da cappello poi a tutta la vicenda. Qual è stato il peso del silenzio in questa storia? Il peso del silenzio in questa storia è stato enorme, perché c'è stato innanzitutto un silenzio da parte della Chiesa, della diocesi di Potenza, che non ha mai dimostrato alcuna empatia nei confronti della famiglia Claps. Sebbene poi proprio un prete, Don Marcello Cozzi, sia stato una delle persone che ha aiutato di più Gildo e Mamma Filomena negli anni successivi, però poi c'è stato anche il silenzio da parte delle istituzioni, da parte di chi avrebbe dovuto aiutare nelle ricerche, di chi avrebbe dovuto indagare e invece non l'ha fatto. Quindi ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale: il silenzio, il mistero, il segreto. Non c'è mai stata chiarezza, non c'è mai stata trasparenza. E quindi, se ci si mette anche solo per un minuto nei panni di quello che questa famiglia ha vissuto, non solo d'aver perso una figlia, una sorella, ma anche il non avere alcun appoggio da nessuna parte, dal punto di vista delle istituzioni, dal punto di vista delle autorità, ci si può solo immaginare che doppio dolore sia stato per la famiglia Claps. È stato di recente annunciato un progetto in Africa che in qualche modo fa rivivere quello che era il desiderio di Elisa. Di cosa si tratta?
Gildo Claps e Mamma Filomena, insomma la famiglia Claps, da un po' di tempo progettavano questa cosa, no? Di creare un ambulatorio in Africa dedicato a Elisa, perché Elisa avrebbe voluto diventare un medico e andare poi appunto ad aiutare le popolazioni più bisognose. E quindi si sono appoggiati a questa organizzazione non governativa che gli ha trovato un ambulatorio a Goma, una delle zone più martoriate del Congo, per proprio creare questo ambulatorio con un progetto che si chiama Il cuore di Elisa nel cuore dell'Africa. E la cosa bellissima è che tantissime persone stanno condividendo questo messaggio, stanno donando, c'è stata proprio una partecipazione pazzesca da parte di molti ascoltatori che si sono appassionati a questa vicenda, per cui è un progetto di cui sicuramente torneremo a parlare. Di quel silenzio che c'è stato per tanti anni finalmente si è rotto definitivamente. Diciamo che dopo 30 anni Potenza forse si è scoperta una città diversa, una città attenta, una città che rompe il silenzio.